dire che si vincono le elezioni perché si va a occuparsi in TV del coronavirus lo trovo riduttivo nei confronti dei medici, lo trovo anche offensivo. Sarà anche riduttivo. Fatto sta che il governatore più votato di sempre in Italia è proprio lui, Luca Zaia, il padre del celebrato modello veneto di gestione della pandemia. Ogni giorno in conferenza stampa, tutto numeri e ordinanze. Non è l'unico a godersi la riconferma dopo una campagna elettorale giocata al comando in piena emergenza Covid. Qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Questo video del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, è stato perfino rilanciato da Naomi Campbell. Il governatore ha scelto i monologhi su Facebook per comunicare durante la pandemia. Chi non indossa la mascherina è una bestia. Un videogame ha consacrato il successo, risultato dai sondaggi non proprio felici di gennaio al trionfo di settembre. Scontato come quello di Giovanni Toti in Liguria, forte della ricostruzione in tempi record dell'ormai ex Ponte Morandi, ha giocato fino alla fine all'attacco. Qualcuno continua a dire che neghiamo i numeri e i dati, c'è posto nei nostri ospedali, c'è posto. C'è poi chi nell'emergenza ha puntato tutto sul virologo di fiducia, rocker all'occorrenza, e alla fine lo ha candidato. Vi voglio presentare quello che sarà il nuovo assessore alla sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco. Michele Emiliano ha vinto e neanche lui se lo aspettava. Certo, non si è risparmiato tra l'acquisto di un carico di mascherine dalla Cina e una performance per il personale del policlinico di Bari. Emiliano, Zaia, De Luca, Toti, non sarà stato solo il virus a farli vincere. Certo, non li ha indeboliti. La paura di una seconda ondata, forse, ha fatto il resto. No, vabbè, devo dire.